Buongiorno, bentornati, pace e bene. Oggi, 14 ottobre, ricordiamo San Callisto I, Papa. Ascoltiamo. San Callisto Martire fu papa dal 217 al 222, durante un periodo segnato dallo scisma di Sant'Ippolito, il primo antipapa. Fino alla scoperta di un'opera di Ippolito, che rappresenta in parte proprio un trattato contro Callisto, poco si sapeva di lui. Secondo questo racconto, Callisto era uno schiavo che aveva frodato un padrone ingenuo. Fuggito in Portogallo, fu arrestato, ricondotto a Roma e condannato ai lavori forzati nelle miniere sarde. Secondo un'altra versione, Callisto fu denunciato dagli ebrei come cristiano e per questo condannato ai lavori forzati. Tornato a Roma, venne ordinato diacono da Papa Zeffirino, che gli affidò la cura dei cimiteri della Chiesa. Morto Zeffirino fu eletto Papa e subito attirò le critiche di certi cristiani troppo ligi alla tradizione, troppo rigidi nella morale e troppo retrivi alle novità. Secondo autorevoli commenti, la sua chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. La sua chiesa è permeata da una prassi di misericordia. A causa di questo atteggiamento, gli fu rimproverata una scarsa severità disciplinare perché accettava nella chiesa i peccatori pentiti. Morì lapidato in un pozzo, forse in una sommossa popolare contro i cristiani, nel 222. Callisto I, un papa morto martire, un papa che ha avuto tanti nemici che in maniera molto accesa lo hanno contrastato e che comunque ci hanno fatto anche un dono, perché proprio in questi loro scritti noi riusciamo a capire, a ricostruire tanti e tanti aspetti della vita di questo nostro pontefice. Un pontefice che voleva una Chiesa particolarmente misericordiosa, ha aperto le porte della Chiesa a tante persone in quel periodo e questo ha creato un po' di dissapore, soprattutto da parte di coloro che volevano una Chiesa più rigida, una Chiesa più incentrata sul giudizio e su una certa severità. Insomma, il mondo è un pochino sempre lo stesso, c'è un pastore però. Un pastore che è stato scelto dallo Spirito Santo, da Dio stesso, per guidare la Chiesa. Allora noi da cristiani dobbiamo sostanzialmente fare una scelta, o credere che il Signore ci è vicino e che guida la sua Chiesa e che quindi il Pontefice ci indica la via, oppure in un gesto di presunzione dire che Dio e che lo Spirito Santo non facciano bene il loro lavoro dandoci un Pontefice che non capisce nulla. Stringiamoci di vero cuore attorno a Papa Francesco, io lo dico anche oggi, e cerchiamo di capire e di seguire le sue indicazioni per una Chiesa più bella, una Chiesa che va d'accordo con il cuore di Dio. Proprio per questa intenzione preghiamo veramente per tutti, soprattutto per gli addetti ai lavori, che sono coloro che devono anche portare il messaggio del Papa sempre più in avanti e sempre più nel popolo di Dio. E per questo ci affidiamo all'intercessione di questo nostro Papa, San Callisto I, prega per noi.